Non so se vi è mai successo di finire fuori rosa, passando dalla luce dei riflettori alle ultime file della scena. A me è accaduto. Al lavoro non ho più un ruolo preciso, né una relazione stabile con i miei colleghi. Nella vita precedente ero perennemente in lotta con l'orologio, una sorta di trance agonistica piena di stress e adrenalina. Ora ho il problema opposto: far passare il tempo e non cadere nella depressione. Adesso che tutto tende a dilatarsi, guardo gli altri, vedo le persone indaffarate camminare sfuggenti, spesso parlando al cellulare, sempre col capo chino e gli occhi che non incrociano mai quelli dei passanti. Mano a mano che la mia mente si libera dal peso delle responsabilità perdute, ecco che lentamente il mio sguardo si fa più ardito. Supera i 90 gradi e tende a crescere, 100, 120, 145 gradi. È così che ho scoperto altri uomini intenti a scrutare. Se mi nascosto dietro la finestra, ad esempio, c'è l'uomo che guarda. Non so chi sia, non so cosa fa, né perché resti lì impassibile ore e ore alla finestra. Vi sembrerà strano, ma scoprirlo è diventato uno degli scopi della mia vita.